Ci preoccupa l'attrattività turistica per la prossima estate verso Farindola e verso Rigopiano, ma anche verso Pene, la strada provinciale 8, una strada di 19 chilometri, molto importante per quell'area. Ci sono lavori infiniti, finanziati con il Master Plan di Alfonso nel 2016, appaltati nel 2021, cominciano i lavori soltanto nel 2022, dovevano durare 365 giorni. E il 1° di settembre il presidente De Martinis della provincia di Pescara, affiancato dai sindaci, in particolare dal sindaco di Pene, ci dicono: guardate, il 14 di settembre la strada chiude nuovamente per eseguire questi lavori. Siamo arrivati al 24 di novembre, questi lavori non c'è alcuna traccia. La strada è aperta, si sono persi dei mesi miti dove potevano essere fatti i lavori, soprattutto considerando che le condizioni altimetriche di quella strada prevedono pioggia e condizioni atmosferiche molto negative nei mesi invernali. Noi siamo molto dubbiosi e timorosi che a maggio del 2024 quella strada possa riaprire nuovamente. È una strada importante per il turismo, per le eccellenze enogastronomiche di Farindola. C'è poi un secondo aspetto che riguarda gli asfalti. Bene, sono stati eseguiti 7 chilometri circa di asfalto a macchie di leopardo. Non sono stati eseguiti, diciamo, la segnaletica orizzontale, ma soprattutto, ci dice De Martinis, aspetteremo la fine dei lavori perché ci sono dei mezzi pesanti per i lavori che potrebbero rovinare nuovamente l'asfalto. Io faccio un appello al presidente De Martinis e al sindaco di Penne perché verifichino quello che c'è a Conaprato e alle altre frazioni che si trovano su questa strada. La strada è molto insicura, c'è un pericolo per automobilisti, motocicli, biciclette, non si può assolutamente aspettare. Quindi eseguissero l'asfalto laddove i lavori di dissesto sono terminati e lo facessero per la sicurezza di queste persone. Quindi in ballo sicurezza e anche futuro economico. Sicuramente questo è un grande danno per le attività commerciali di Farindola, che in questa strada di passaggio trovano sicuramente ricchezze e appetibilità, ed è sicuramente una maggiore attenzione che bisogna dare a Farindola dopo tutto quello che è accaduto.